Canon continua la sua ricerca dell'innovazione e ci presenta la Canon RP. Beh, come predetto nei video passati e come era prevedibile dall'andamento del mercato, Canon ci ha deliziato presentandoci una nuova camera. Ma una nuova camera della fascia R, quindi della famiglia delle mirrorless professionali, come non ci saremmo aspettati tutti quanti, ha presentato una camera paradossalmente entry level. C'è chi ha fatto delle previsioni contrarie, come per esempio io pensavo che Canon puntasse a prendersi un'altra fascia di mercato. Invece Canon ha fatto una scelta, non dico più intelligente, ma comunque ha fatto una scelta di continuità con quella che è la sua filosofia di produzione delle camere. Questo perché è da ragionare ed entrare all'interno del meccanismo in cui ragiona una grande compagnia. Non possiamo ne aspettarci noi videomaker la camera perfetta, perché altrimenti loro non venderebbero assolutamente null'altro. Bene, parliamo di questa Canon RP. Canon RP che ho avuto modo di poter vedere come funzionava, purtroppo non l'ho qui con me, ma posso darvi delle mie considerazioni, ma prima di tutto voglio parlarvene. Canon RP è, come detto, una macchina entry level, quindi è ad una fascia di prezzo inferiore rispetto alla Canon R, ed è la sorella della Canon 6D Mark II. Quindi un po' come per la Canon EOS R, questa macchina vive una simbiosi con un altro grande must delle reflex di casa Canon, con cui condivide lo stesso sensore. Infatti parliamo di un sensore CMOS da 26,2 megapixel full frame, ed è qui l'altra grande novità. Mentre Canon ha deciso che con la categoria EOS M vuole portare le camere mirrorless agli amatori, con la serie R ancora di più rafforza il concetto che vuole portare a diventare le mirrorless full frame per tutti quanti. Come con un corpo macchina decisamente interessante, perché è molto simile a quello della Canon EOS R, leggermente più piccolino, perdiamo determinati comandi come per esempio lo slide che abbiamo dietro al corpo macchina, riacquistiamo delle ghiere funzione, ma diventa ancora più leggero e quindi è ancora molto più leggero rispetto a quello della 6D Mark II. Quindi qui adesso comincia a farsi molto interessante il paragone tra due categorie differenti, le mirrorless e le reflex, perché la 6D Mark II, comunque essendo più piccolina della 5D Mark IV, comunque ha il suo peso abbastanza notevole, mentre nel caso della mirrorless della RP, che adesso comincia ad avere un senso grazie al prezzo di listino molto ma molto competitivo, infatti parliamo circa 1300 euro al lancio, 1200 euro al lancio di solo corpo macchina, diventa una camera davvero davvero molto interessante. E non finiscono qui non tanto le novità, ma le conseguenze di quello che abbiamo, perché abbiamo comunque un corpo macchina completamente nuovo, entry level, quindi dovrebbe essere messa a paragone con quella con una full frame di casa Sony, come ad esempio la A7 III, che però ha dei vantaggi tecnologici in più rispetto alla Canon, ma che comunque paradossalmente ci troviamo, non dico sulla stessa lineup di prezzo, ma sulla stessa categoria, perché sono entrambi entry level mirrorless full frame per professionisti. A7 III secondo me è un passo 2, 3, 4, 5 passi superiore rispetto alla Canon RP, e qui ci fa vedere come sia Sony che Canon distinguono l'entry level. Per Sony l'entry level è comunque una fascia molto superiore rispetto a quella che considera Canon. Ma continuano le novità, perché anche qui troviamo il processore DigiCotto, a differenza della 6D Mark II dove troviamo il DigiK7. Quindi questa cosa ci permette di avere molta più velocità nell'acquisizione delle immagini. Infatti, rispetto alla 6D Mark II, la Canon EOS RP ci permette di registrare in 4K, ma udite, durante la registrazione in 4K non ci è permesso utilizzare il dual pixel autofocus, un po' come la Canon M50, che sì, ha il 4K, ma in 4K si disattiva la messa a fuoco in dual pixel, che è il sistema di messa a fuoco di Canon perfetto, è il migliore che si possa trovare sul mercato. Perché questa scelta? Beh, di sicuro è una scelta altamente commerciale. Così facendo, Canon mette in condizione
un professionista che vuole, che ha bisogno di quella determinata funzione, acquisti il modello successivo. È naturale, purtroppo non possiamo aspettarci che Canon scenda dalle nuvole con un prodotto che costi poco ma che abbia tutto. Si può essere d'accordo e non rispetto a questa scelta che fa Canon, ma purtroppo questa è la legge del mercato. Questa legge del mercato, per esempio, per alcuni come Sony non vale, o meglio, non vuole farla valere, perché cercano di dare sempre il miglior prodotto possibile senza compromessi. Infatti, se ci fate caso, anche Sony sta attendendo tantissimo prima di presentare la sua 7S3, perché dovrebbe essere il nuovo prodotto di punta per i videomaker. Un'altra cosa che manca, o meglio, che anche sulla 6D Mark II non abbiamo, è il sistema di stabilizzazione IBIS, quindi lo stabilizzatore a 5 assi meccanico. Per intenderci, è quando il sensore viene stabilizzato otticamente all'interno del corpo macchina, un po' come accade per le Sony, lo abbiamo sia sulla 7.3, sulla 7S2, sulla GH5, non lo abbiamo nelle Canon. Canon dall'altro lato invece ci presenta un sistema di stabilizzazione a 5 assi digitale, che in alcuni contesti funziona abbastanza bene. Naturalmente uno strumento digitale non potrà mai funzionare così bene come quello ottico. Quindi, oltre alle classiche differenze che riusciamo a trovare all'interno del corpo macchina, quindi a quanto il corpo macchina è più grande e più pesante della 6D Mark II rispetto alla Canon RP, le altre differenze che troviamo naturalmente sta nell'innesto. Canon RP naturalmente fa parte della famiglia R e quindi avrà l'innesto RF, un innesto full frame molto grande, che però permette la piena compatibilità, grazie all'anello adattatore anche in dotazione con le Canon EOS R, di poter montare e far funzionare in modo impeccabile tutte le lenti EF e FS, tutte quante, senza alcun problema. Ho qui a fianco a me la scheda tecnica che mi ricorda che se sulla 6D Mark II possiamo utilizzare SD UHS-1, sulla RP invece UHS-2, quindi più veloci, giustamente ci permettono di registrare anche file in 4K. Una differenza che però mi fa pensare e mi fa davvero strano raccontarvela è quella dello scatto continuo. Se la 6D Mark II riesce a fare 6,5 scatti al secondo, la Canon EOS RP invece di meno ne riesce a fare 5. Molto strano rispetto al concetto che ha un processore molto più veloce. Di sicuro Canon vuole mantenere una fascia di professionisti incollati alle reflex, come infatti sta facendo per tutti i possessori di uno DX Mark II. Questi infatti sono argomenti che dovrei trattare in contesti separati, ma stiamo parlando di logiche di mercato di Canon, quindi è anche bene parlarne. Si sa che Canon ha cominciato il testing delle 1DX Mark III, che è la top di gamma delle reflex macchine fotografiche professionali di casa Canon, ma probabilmente non la vedremo prima del 2020 e molto probabilmente farà la sua apparizione durante le Olimpiadi di Tokyo del 2020, quasi sicuramente. Quindi si vede che Canon vuole comunque portare avanti il sistema reflex altamente professionale e permettere soltanto a chi ha quel determinato tipo di sistema di riuscire ad ottenere grosse quantità di scatti continui. Come per la sorella e quindi per lo stesso sensore, anche Canon, anche la RP arriva a un massimo di 40.000 ISO, ma migliora il sistema di autofocus, perché rispetto ai 45 punti di messa a fuoco, la RP porta quasi 4.500 aree possibili di messa a fuoco completamente selezionabili, un po' come il concetto della EOS R con la 5D Mark IV. Sostanzialmente però il sistema di messa a fuoco sia della 6D Mark II che della Canon EOS RP rimangono perfettamente fulminei e davvero molto... quello di Canon è sempre stato un sistema di messa a fuoco molto ma molto funzionale, e quindi comunque, per quanto le schede tecniche possano parlare, sono comunque veloci e molto precisi entrambi. Altra nota differente e di cui parlarne un pochino è la questione della batteria. Se sulla 6D Mark II troviamo delle batterie, L6 se non vado errato, che sarebbero quelle lì che monta la 5D Mark IV e la Canon EOS R, dall'altro lato invece troviamo delle batterie più piccoline, quelle che monta la M50 se non vado errato, o la famiglia è quella lì, quindi delle batterie più piccole che purtroppo ci permettono un'autonomia minore rispetto a quella della 6D. Infatti sulla 6D possiamo scattare circa 1200 fotografie, dall'altro lato la nuova EOS RP soltanto 250. Questo è un limite, un gap che dovrebbe essere colmato, ma purtroppo
per avere un corpo più piccolo abbiamo bisogno di inserire una batteria più piccola. Infatti, come vi dicevo, il corpo è anche più piccolo di quello della EOS R, anche un pochino più basso, ma c'è un accessorio molto intelligente che ha distribuito, che distribuirà Canon originale, che è un mount grip che si monta sotto la camera, che estende leggermente l'impugnatura della camera e permette di poter mantenerla in modo più solido. Ma unico problema è che praticamente, se quando montiamo un grip invece che monta batterie, quindi grip più solidi, abbiamo un vano dove poter riporre lo sportellino che va staccato della camera, quindi quello lì, lo sportellino della batteria, con questa soluzione, dove abbiamo l'accessibilità alla batteria, lo sportino dobbiamo smontarlo e conservarlo, con il rischio purtroppo di poterlo perdere, quindi fate attenzione a dove lo mettete. Giungiamo alle conclusioni e alle opinioni di questo video. Cosa ne penso della Canon EOS RP? È una bella macchina, è un bel corpo macchina, molto interessante per chi vuole cominciare a fotografare in full frame ed ha un corredo Canon, quindi chi vuole passare da un sistema all'altro. Ha i suoi difetti, sì, perché anche sul video, come vi dicevo, registra sì in 4K, ma non ha il sistema di autofocus in dual pixel, registra solo a 25 fotogrammi al secondo / 30 se si registra in NTSC. E stesso discorso come per la EOS R, fa uno slow motion massimo a 50/60 fps solo in full HD, mentre possiamo ottenere i soliti 100-120 fotogrammi al secondo in HD ready, che sarebbe il 1280x720. E qui, paradossalmente, rispetto alla R, va bene anche come concetto. Sulla R mi sarei aspettato qualcosina di più. La consiglio? Sì, per chi vuole cominciare ad entrare nel mondo delle full frame, ma con una mirrorless leggera, per poter viaggiare con la Color Science di Canon, assolutamente sì, anche perché Canon parallelamente ha presentato tutta una serie di ottiche per l'attacco R, abbastanza costose, questo è vero, ma che sono davvero bellissime e compattissime. Quello che più mi ha sconvolto è il 70-200 f/2.8 che ha presentato, che è mostruoso, mostruosamente piccolo per quanto è potente. In confronto allo stesso obiettivo FS sono due mondi completamente diversi. E Canon ha presentato anche il 28-70 f/2, sempre attacco RF, che sarebbe perfetto davanti alla RP. Insomma, siamo giunti alla fine di queste mie opinioni riguardante la EOS RP. Se questo video vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati, e commentare qui sotto se avete qualche domanda, io cercherò sempre di rispondervi. Chi mi ascolta invece da podcast sa che può tranquillamente abbonarsi, e chi non lo sa ancora che esiste la versione podcast di questi contenuti può tranquillamente cercarlo su tutte le piattaforme e lo troverà. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente in un nuovo video.